comporta con gli amici animali, in modo particolare con i cani, perché l'ordinanza impone dei divieti e molti chiedono come facciamo per le passeggiate, per i loro bisogni. Presidente, vogliamo dire qualcosa a questo proposito? Sì, lo so anch'io che c'è questa discussione in atto e che quindi c'è chi dice che dalle 20, orario di, diciamo, di cui non puoi uscire, fino alle 5, ci sono degli animali che non riescono, con, diciamo, per le loro esigenze, ad attendere questo periodo. Poi c'è anche chi dice che i loro animali ci riescono, quindi probabilmente dipende anche dalle caratteristiche, diciamo così, dell'animale. Quindi io credo serva buon senso. L'altra sera ho sentito una persona e mi dice che è uscita dopo le 20, i vigili l'hanno vista, hanno avuto buon senso i vigili, nel senso che hanno detto: signora, faccia veloce, torni a casa, e dall'altra deve avere buon senso il soggetto interessato. Quindi il buon senso deve essere che chi riesce a rispettare queste regole le rispetti, chi non riesce a rispettarli lo faccia nel più breve termine di tempo possibile, nella zona più vicina possibile e il più veloce possibile. Adesso non ci sentiamo di condannare chi ha, io dico giustamente, un animale in casa che non riesce a gestirlo tra le 20 e le 5. Basta che non diventi invece l'abitudine quella di avere il cane per uscire di casa, per andare a farsi un giro, come in qualche modo, in qualche caso fu nel primo Covid, e dopodiché dico 4-5 giorni. Quindi, insomma, ecco, cerchiamo di gestirlo con buon senso, come i trentini hanno dimostrato.